Diventare un migliore matematico, una migliore matematica, non è un qualcosa che ha un inizio e una fine, ma è un qualcosa che uno cerca di continuare a fare, insomma, soprattutto se uno ha come obiettivo quello di diventare matematico o matematica per carriera. E quindi mi stavo un po' interrogando su quali potrebbero essere tre abitudini da inserire nella mia quotidianità, nelle mie settimane, per continuare a migliorare in quanto matematico. E questo è un buon momento per porsi questa domanda, come tutti sappiamo, in quanto fra un po' inizierà il nuovo anno 2024. E quindi ecco il titolo di questo video, ovvero Le tre abitudini del 2024 per migliorare in matematica. Vorrei partire dalla prima, e questa si concentra sul problem solving. Problem solving è un qualcosa che è chiaramente fondamentale per migliorare in quanto matematico o matematica, in quanto risolvere problemi è esattamente il pane quotidiano di chi si occupa di matematica, sia a livello universitario che a livello lavorativo. Migliorare nel problem solving non è un qualcosa di facile in generale, perché infatti non è così complicato imparare a risolvere un problema specifico o insegnare come risolvere un problema specifico, ma è completamente diverso provare, per esempio, a insegnare a risolvere e attaccare problemi mai visti in precedenza. E quindi ho provato a pensare un po' a un modo con cui potrei attaccare e migliorare questa mia capacità. E ho pensato a quella di inserire un'abitudine settimanale che ti consiglio, ovvero quella di provare a risolvere un problema delle Olimpiadi della matematica ogni settimana. Chiaramente provare a dedicarci del tempo, un po' ogni giorno, oppure in un giorno particolare della settimana in cui sono un po' più libero, e senza rinunciare troppo presto, insomma, dopo un po', chiaramente, guardare la soluzione o un pezzettino di questa e cercare di capirla. Le Olimpiadi della matematica sono un qualcosa di ormai molto popolare in Italia, ma anche all'estero, e quindi diciamo che non è difficile trovare risorse riguardo queste Olimpiadi e riguardo i problemi delle Olimpiadi, e man mano che uno migliora, può partire chiaramente dalle Olimpiadi, anche delle medie o delle superiori, insomma, in base al livello attuale in cui ti trovi, e pian piano salire di livello fino ad arrivare a competizioni mondiali che chiaramente non sono per nulla facili da risolvere, qualsiasi sia la tua preparazione, insomma, in quanto c'è gente che appunto si prepara e si allena per anni per provare a risolverle, e infatti non è sufficiente essere bravi in matematica, qualunque sia questo concetto, insomma, per avere successo in queste competizioni. Quindi ci vuole allenamento e ci vuole pratica e prendere familiarità con le varie tecniche di problem solving. Andiamo poi a un altro importante elemento nella carriera di un matematico o di una matematica, che sono le dimostrazioni. Infatti è ben vero che i problemi, risolvere problemi, sono l'attività principale che fa un matematico, ma al tempo stesso essere in grado di dimostrare teoremi è quello che ti permette di avere una carriera di successo, in quanto soprattutto se ti occupi di matematica teorica o pura, diciamo che se vuoi pubblicare e condividere i tuoi risultati e far sì che gli altri si fidino di quello che hai fatto e quindi magari ti diano un contratto di lavoro, devi essere in grado di dimostrare teoremi interessanti e farlo anche in maniera al tempo stesso interessante, quindi non banale. E quindi è importante coltivare la propria capacità di scrivere dimostrazioni, sia in termini di sintassi e quindi in termini più di formalismo, che in termini di come provare a dimostrare un risultato che non sappiamo né se sia dimostrabile né come dimostrare. E quindi ho pensato che una cosa pratica che uno può fare per coltivare questa abilità è quella di aumentare un po' la propria conoscenza e cultura in campo delle dimostrazioni. Quindi ogni settimana uno può scegliersi una dimostrazione e provare a studiarla. Chiaramente qui c'è gran libertà, insomma, ognuno può specializzarsi sul settore al quale è più interessato o interessata, oppure se sei in una fase un po' iniziale di esplorazione, provare ogni settimana a cambiare area. Chiaramente uno non può aspettarsi di capire la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat nel momento in cui ha le conoscenze del primo anno di università. Però pian piano uno può capire qualcosa di un pelo più complesso settimana dopo settimana e arricchire il proprio bagaglio di tecniche che conosce, e quindi pian piano poter attaccare problemi sempre più complessi e dimostrazioni sempre più complicate.
E quindi la cosa importante che ci tengo a sottolineare qui è che è importante analizzare quali siano le tecniche utilizzate e soprattutto provare a interrogarsi su come si potrebbe proseguire una dimostrazione, quindi non leggerla dall'inizio alla fine e prenderla come vera e impararla a memoria, ovviamente, ma provare a completare i dettagli che spesso sono lasciati al lettore perché o banali o perché diciamo che rendono la lettura complicata o troppo lunga. Ma anche semplicemente fermarsi a leggere dopo un po' e provare a completare i passaggi successivi, fin tanto che non ci si blocca ancora e quindi reiterare questo processo. E quindi il mio suggerimento è quello che cercherò anch'io attivamente di fare, è quello di creare un quadernino o un database, se sei più avanti con la tecnologia o comunque se ti trovi bene con questa, per esempio su Notion o Obsidian, come ne avevo parlato qui sul canale, ma un quadernino va più che bene. E in questo quadernino o database riportare le dimostrazioni che si studiano, quindi sia l'enunciato che la dimostrazione stessa, magari con un'analisi che hai fatto, insomma, che ti ha portato a dire ok, sono contento di aver finito lo studio di questa dimostrazione perché non solo l'ho capita, ma ne ho anche identificato le tecniche o gli elementi fondamentali, così da poter sfruttare il tutto per nuove dimostrazioni in futuro, perché poi è un po' quello l'obiettivo. Non tanto rifare quello che è stato fatto in passato, ma adattare con dei collage, insomma, quello che hai studiato in passato e un po' di creatività tua e idee tue per dimostrare nuovi teoremi, nuovi risultati, che è un po' appunto la gran capacità di chi è in grado di far carriera in quanto matematico o matematica. Andiamo poi per finire all'ultima abitudine che io credo sia valida per coltivare il proprio talento in matematica, insomma, è quello di aprirsi un po' gli orizzonti, aprirsi un po' la mente. E quindi, mentre prima abbiamo studiato o affrontato due capacità importanti per la matematica, ovvero quello di risolvere problemi, di dimostrare risultati, adesso andiamo un po' ad aprirci gli orizzonti, aprirci la mente, quindi a affrontare quella che è un po' la curiosità e la preparazione di ampio spettro, che credo che sia davvero importante, soprattutto agli inizi della carriera, ma non solo, in quanto gran parte dei grandi risultati ottenuti nella storia della matematica sono stati ottenuti da grandi matematici che avevano in testa molti campi della matematica e sono stati in grado di applicare i risultati di un campo in un altro e soprattutto di collegare aree della matematica che sembravano così distanti l'una dall'altra da non aver nulla a che vedere l'una con l'altra. E chiaramente per poter fare tutto ciò è importante conoscere non solo la tua piccola nicchia, i tuoi piccoli problemi con cui ti interfacci giorno dopo giorno, ma sapere un po' cosa succede anche al di fuori, per esempio, di quello che è il tuo campo, insomma. E credo che un buon modo per abituarsi a fare questo, chiaramente non l'unico, sia quello di leggere sia articoli scientifici, ma per iniziare direi che va più che bene la lettura di libri di divulgazione o di outreach, se cerchi in inglese in termini di keyword, oppure guardare film sulla matematica. Questo chiaramente non può spiegarti dei concetti, ma puoi magari iniziare a scoprire nuove figure nel mondo della matematica, nuove invenzioni, nuove scoperte del passato e da lì iniziare una tua scoperta personale, una serie di approfondimenti. E chiaramente sono un po' di parte perché stai vedendo questo video su YouTube. Ma credo che anche YouTube sia una gran risorsa per affrontare o migliorare in quanto matematici in quest'area, ovvero quella di avere una preparazione più ampia e una curiosità che ci permette di continuare a esplorare la matematica e non solo capire bene quei problemi del nostro settore, insomma. Quindi non solo seguire MathOne, ma ci sono tanti altri canali, soprattutto in lingua inglese o in altre lingue se ne conosci altre, che ti permettono di scoprire nuovi concetti o anche di rivedere cose che già sai, ma spiegate in modo diverso. Con ciò direi che possiamo chiudere questo video, che spero ti sia utile in questo inizio dell'anno nuovo, ma in generale in qualunque momento andrai a vederlo. Credo che queste tre abitudini, se prese con costanza, come ogni abitudine che sia, insomma, ti possano permettere di migliorare in quanto matematico o matematica, qualunque sia un po' il tuo obiettivo, che sia quello di farne una carriera o anche semplicemente quello di prendere voti migliori alle superiori, alle medie
o all'università, perché credo che appunto siano tutte e tre delle capacità importanti qualunque sia il tuo livello e l'obiettivo nel campo della matematica. Se hai altre abitudini o consigli che ti senti di condividere e di dare, chiaramente ci sono i commenti apposta per quello, e anche se hai suggerimenti per nuovi video, io li leggerò ben volentieri. Con ciò direi che possiamo chiudere e ci vediamo alla prossima. Ciao!